non parlare della tua vita privata in diretta, porca miseria, Fabio, porca puttana Vabbè, ladra. Oh. o parli bene o chiudo a dire. Ma vaffanculo, va. Io coglione che l'ho fatto pure entrare, sono un imbecille. Io comunque, raga, ve posso dire una roba? Io vi dico una cosa, guarda, ve la dico con tutto il cuore, veramente, raga. Voi avete, cioè, alcuni di voi che insultano avete dei problemi grossi in quel po', ragazzi. Ma se mi dovete insultare così, che cazzo mi seguite a fare? Cioè, vi divertite soltanto a insultare una persona senza che aveva fatto un cazzo? Cioè, io non capisco qual è, cioè, il motivo. Boh. Io se devo insultare una persona è perché mi ha fatto un qualcosa, o perché magari mi ha pestato un piede, o perché magari mi ha offeso la famiglia, o perché, cioè, ma senza motivo, così, è insultare. Cioè, non sto a passare un bel momento, ragazzi, però ricordatevi che il SIC è forte di testa, ricordatevelo sempre questo. Ricordatevelo sempre, ragazzi, che a me mi può cascare il mondo addosso. Il SIC ride sempre, perché nella vita non passate tante, e quando ne passate tante, poi capisci. Allora, facciamo entrare qualcun altro. Oh, Dio mio santo, raga, che pazienza che ci vuole con voi, raga. Vuole un sacco di pazienza. Ci sei? Ci sei? Niente. Non c'è. Allora. Allora. Fabio, ti voglio bene, fammi entrare, certo. Non so quanto tu sia piccolo, però ti faccio entrare. Ci Ciao sei? Fabio, ciao. Ciao carissimo. Io ti voglio dire una cosa, che ti voglio bene e che... Grazie. Aspetta, però mi fai una cortesia, ti fai vedere? Sì, va bene. Grande. Ciao. Innanzitutto, come ti chiami? Piacere, Mi chiamo Alessandro Fabio. Ci siamo già sentiti in privato perché io di solito rispondo quasi sempre a tutti. Sì, Quindi. mi hai scritto qualche messaggio. Ok. Dimmi tutto, Alessandro. Voglio dire che... Cioè, sei una persona forte, vera, e anche se vai in carcere, fa niente, tanto prima o poi ritornerai, quindi... Ma assolutamente sì, ovviamente ci sono anche tante persone molto cattive che pensano che non sia neanche vero, però siccome io ci metto la faccia, a me mi conosce tanta gente qua in Ancona, pure lo sanno quello che io devo scontare, lo sanno tutti, però ognuno è libero di pensare a ciò che vuole. Però ricordatevi che il SIC, anche se succede qualcosa che io dovessi andare in carcere, il SIC scrive le lettere, perché il mio Instagram sarà sempre collegato con altre persone, non vi lascerò mai soli, anche da dove starò, vi darò consigli buoni anche da lì, e ve lo prometto. Va bene, Fabio, ti volevo dire solo questo. Grande, Ti saluto. grazie Ciao mille. ciao. Ciao, bro, ciao. Ciao ciao. Ciao. Allora.